Ciao ragazzi, sto montando il video e mi sono dimenticato di fare l'intro. Comunque benvenuti. Qualche settimana fa mi avete chiesto di parlare di rulli e quindi oggi parliamo proprio di questo. Allora, i rulli cosa sono? La prima cosa bisogna sapere è che i rulli sono una categoria dei rudimenti. I rudimenti che cosa sono? Sono praticamente i fondamentali della tecnica del tamburo. Sono 40 e vi linko qui sotto in descrizione un PDF dove ci sono tutti quanti i rudimenti. Di rulli ce ne sono veramente tantissimi, tipo 9 o 10 tipi, però oggi voglio farvi vedere quelli che secondo me sono i più utili sulla batteria. Ultima premessa, attenzione ragazzi, quando guardate i 40 rudimenti però state attenti a una cosa molto importante, alla differenza tra i roll, cioè i rulli, e i rough. Si assomigliano molto, ma i roll sono con i colpi doppi, i rough sono con i colpi singoli. Oggi guardiamo i roll. Allora, cosa super importante, i rulli che vedremo oggi li faremo tutti in sedicesimi, però attenzione, non devono essere per forza solo in sedicesimi, perché i rudimenti rimangono tali se mantengono sempre la stessa diteggiatura. Ad esempio, il double stroke roll, che è destra destra sinistra sinistra, io lo posso scrivere a ottavi, a sedicesimi, a terzine, a quintine, a trentaduesimi, ma rimane sempre double stroke roll e sarà. Poi 5 stroke roll, che significa rullo a 5 perché abbiamo 5 colpi, destra destra sinistra sinistra destra e poi invertito, quindi. Oppure con gli accenti. Poi 6 stroke roll. Allora, ottavo con la mano destra, sinistra sinistra, destra destra in sedicesimi e un altro ottavo con la mano sinistra. Senza accenti. Con gli accenti. E infine il 7 stroke roll, cioè il rullo a 7, e sarà sedicesimi, destra destra sinistra sinistra destra destra e un ottavo di sinistra per finire, quindi. Con gli accenti. Ok, quindi la cosa importante da fare adesso è suonare con e senza accenti e con e senza metronomo tutti questi rudimenti e poi vi scrivo un esercizio per suonarli tutti insieme. L'esercizio che vi do è questo, sono sempre due esercizi perché si possono suonare sia con sia senza accenti. Andiamo a suonare il 5, il 6 e il 7 stroke roll intervallato sempre da due battute di double stroke roll. Quindi, cosa vuol dire? Double stroke roll, 5 stroke roll, double stroke roll, 6 stroke roll. Ve lo dico i numeri, 2, 5, 2, 6, 2, 7. Mi metto il metronomo e suono a velocità 100. Ora lo faccio con gli accenti e tiro un pochettino sulla velocità. Duecento! Ovviamente questi esercizi qua poi non è che dovete farlo una volta e poi è finito, continuatelo, continuatelo, continuatelo. Vi lascerò qui sotto in descrizione il PDF con tutto spiegato e tutti gli esercizi scritti. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare qui sotto mi piace se vi è piaciuto questo video, di iscrivervi a Instagram, Facebook e andate sul sito GasTube a vedere l'articolo e appunto a scaricare il PDF gratuito. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!